Il ruolo del commercialista nelle operazioni di finanza ordinaria è agevolata. È stato questo il tema del convegno che si è tenuto il 22 maggio a Martina Franca, realizzato a cura della Commissione Finanza e Impresa della Fondazione Odcek Taranto in collaborazione con Auxilia Finance. E non poteva mancare l'avvocato Francesca Miali, insomma, che è stata anche parte molto attiva affinché questo convegno si realizzasse. Diciamo pure che l'avvocato Miali è mediatrice creditizia qui proprio a Martina Franca. Quali sono le richieste intanto delle imprese, delle aziende? Perché oggi non si parla di mutui, di prestiti, ma si parla di finanza ordinaria e agevolata per le imprese. Abbiamo organizzato questo evento in sinergia con l'Ordine dei Commercialisti di Taranto. Quello che è importante per noi è far comprendere è che l'Auxilia c'è. L'Auxilia fa parte integrante di tutti i professionisti e comunque di tutte le categorie. L'Auxilia è un supporto per le imprese, un supporto per le aziende, è un supporto a 360 gradi, al di là dei mutui con cui abbiamo già discusso, ma è importante comprendere che i nostri prodotti e servizi non si limitano ai mutui, ma sono estesi a 360 gradi per aiutare chiunque nella realizzazione dei propri obiettivi. Giuseppe De Marco, area manager. Si sta creando anche una sinergia tra Auxilia Finance, commercialisti ed imprese. Sì, confermo e ti ringrazio per l'opportunità. Auxilia come società di mediazione creditizia ha allargato il suo bacino consulenziale al cliente impresa e fondamentalmente ai professionisti che ovviamente gestiscono questo mondo per essere un motore facilitatore di quelle che sono le opportunità e le esigenze del loro cliente. Siamo vicini con tutti i partner convenzionati, mondo bancario e mondo fintech, proprio per essere coloro che aiutano il professionista a trovare la miglior soluzione per il proprio cliente. Che periodo stanno attraversando le imprese e cosa può fare Auxilia per loro? Il momento delle imprese post-Covid è un momento che ha creato delle difficoltà in termini di accesso al credito, in quanto i parametri bancari rimasti tali sono stati alterati da quelle che sono state le non attività legate agli anni post-Covid. Auxilia può sicuramente accelerare e ottimizzare la ricerca di una soluzione alle esigenze del cliente tramite i canali tradizionali bancari e i canali innovativi delle fintech. Sergio Rocco Catucci, responsabile di gruppo. Come si articola Auxilia Finance qui in provincia di Taranto? In provincia di Taranto ci sono io che sono coordinatore di alcune risorse sul territorio tra Taranto e provincia e quindi noi come consulenze, come rete sul territorio siamo a supporto appunto dei vari professionisti come tutti coloro che oggi sono presenti qui all'evento, a supporto delle loro esigenze di credito. Quindi parliamo di finanziamenti alle imprese, come oggi qui stiamo già parlando, tra imprese ordinarie ovviamente, ma non solo. Quindi abbracciamo anche altre esigenze che possono essere quelle della famiglia, dal mutuo al prestito ad altre tipologie di finanziamenti. Presenti anche Clessidra Factoring. Ecco, abbiamo due esponenti di questa banca. Sì, buongiorno, io sono Cristina Cravero e sono la responsabile della divisione crossover di Clessidra Factoring e la responsabile delle relazioni con i mediatori, sempre di Clessidra Factoring. Noi siamo una ex 106, quindi un istituto finanziario e operiamo nel mondo factoring, quindi finanziamento del circolante alle imprese, alle piccole e medie imprese. Operiamo attraverso due divisioni, la divisione crossover, ovvero aziende in bonis,
aziende sane, che quindi non hanno nessun tipo di problema dal punto di vista finanziario, e operiamo anche su aziende così chiamate distress, ovvero aziende che hanno in corso delle procedure concorsuali o stanno per entrare in procedura. E poi c'è anche... Sì, buongiorno, io sono Carmela Di Edoardo e sono l'area manager del Centro Sud Italia di Clessidra Factoring, quindi mi occupo tra le altre della regione Puglia, che per noi diciamo è un focus molto importante, pieno di aziende e quindi di clienti. Serviamo tutto il territorio nazionale, insieme a me ci sono altri colleghi che seguono l'area del Nord Italia, Nord-Est, Nord-Ovest, Sud Italia e Centro. Come ha detto la mia collega Cristina, ci occupiamo sia di pratiche crossover, quindi in bonus, sia di pratiche distressed, servendo appunto tutto il territorio nazionale. La dottoressa Gemma Asciuto, direttore territoriale della BNL, ecco, ci parli del suo ruolo oggi qui al convegno. Salve, buongiorno, grazie e grazie a tutti quanti gli amici di Auxilia per questo invito. Siamo qui per cercare di rafforzare quella che è la collaborazione che da sempre lega il gruppo BNP Paribas e BNL con Auxilia, per cercare di essere d'ausilio per la clientela business in particolare. Oggi cerco di presentare un nuovo modello di servizio che come gruppo abbiamo lanciato l'anno scorso, che permetterà di riuscire a rendere il fattore tempo sempre più importante per la clientela business e quindi dare un miglior modello di servizio sempre più efficace per le esigenze della clientela.